tutti i pullman fermi. Per ritirare il resto. Arrivederci. Non li hai presi il resto? Sì, sì. Situazione. Va. Allora, all'uscita del casello di Roma. C'è un po' di polizia, stanno fermando gli autobus. Giusto un pochino, fermano gli autobus, ecco qui ci hanno appena fermato. Sono stati bloccati alle stazioni, sui battelli, sui treni, in macchina, i pullman. C'erano 100 pullman, non so di 100 pullman quante ne sono arrivati. Bloccati perché non dovevano venire a manifestare, perché dovevano stare muti a casa. È quello che sta succedendo da 14 mesi. Vergogna, 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 vergogna. Guardatevi intorno, io non vedo nessun criminale qui, io vedo solo centinaia, migliaia di lavoratori che si sono rotti i coglioni, che vogliono. Ci hanno accusato essere criminali quando tutto il mondo ha visto le immagini di questi cinque qui davanti con le braccia alzate e di tutti voi con le braccia alzate, l'ha visto tutto il mondo. E vogliono accusarci che abbiamo fatto qualcosa che non abbiamo fatto, ma dato che stiamo facendo la cosa giusta non ci fermeremo finché tutte le attività non saranno aperte, finché non ci sarà un giorno ufficiale in cui tutte le attività riapriranno per tornare piano piano alla nostra vita di prima, alla normalità, a quello che ci appartiene, la libertà di espressione, la libertà di lavorare e la dignità che ci vogliono togliere, ma non ci toglieranno mai, perché ci sarà anche solo uno di noi a combattere. E combatteremo! Libertà! 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 Assolutamente, non diamogli assolutamente nessuna possibilità di puntare il dito contro di noi e di dire che siamo violenti, perché non lo siamo, non lo siamo. Nessuno deve alzare un dito oggi come è stato l'altro giorno. Ci vogliono etichettare, non ci etichetteranno mai, perché stiamo facendo la cosa giusta e non siamo persone violente, loro lo sanno, ma giustamente devono fare il loro lavoro, giustamente, no? E va bene facciano il loro lavoro, anche noi dobbiamo fare il nostro! Che vogliono solo tornare a lavorare. Piazza San Silvestro. Hanno bloccato diverse piazze di Roma, i gruppi cercano di non farli assemblare. Questa è la situazione, questa è Piazza San Silvestro. Qui ci sono partite IVA, autonomi, palestre. Siamo bloccati praticamente, ci hanno bloccato, hanno disperso una parte, naturalmente sono arrivati gli infiltrati che hanno cominciato a far casino e adesso cominciano a menare. Eccoci! Chiudere! Partite da qua, ragazzi! Sono riuscito ad andare dietro. Stiamo andando da quest'altra parte dove stanno arrivando altri poliziotti. Hanno buttato due bombe carta che tu non immagini cosa hanno combinato. E...